Racconta una barzelletta. Tanto mi ammazzano. Perché il libro di matematica è infelice? Perché ha molti problemi. Ok, sono d'accordo con l'ucciderla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Aria Story. Allora, andiamo subito avanti con dove eravamo rimasti nell'ultimo episodio, che non mi ricordo dov'è. Ma sicuramente stavo morendo di paura per quello interrotto. Allora, sì, infatti. Eravamo qui e c'erano dei clown assassini, sì, esatto. Perché io, se io dico che è assassino qualcosa, è assassino come il coniglietto. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, c'era un enigma qua, credo. Ok, qua non c'era bisogno di salvare. Ah, e qua si apriva. Aspettate. Qua non ce l'avamo stati. Aspettate, fermi. Allora, ti piace la musica? Beh, io sono un libro pieno di spartiti musicali. Qui dentro puoi leggere mentre ascolti la musica classica. Sfortunatamente gli strumenti non mi ascoltano e si rifiutano di suonare. Mi chiedo perché. Aprimi solamente quando torna la musica. L'arpa è coperta di polvere. Il violino è coperto di polvere. Il pianoforte anche, suppongo. Vuoi suonare il pianoforte? No, aspetta. Ci sono molti libri di musica qui. Anche qui. Proviamo. È stato veramente emozionante. Davvero. E ok. Niente jumpscare per forza. Eh no, però, eh no, no. Lo sapevo io. Perché? Vabbè, almeno non mi sono spaventato, dai. Me lo aspettavo. Sono rimasta un po' di merda, però non mi sono spaventata. Andiamo a vedere di nuovo, dai. Stavolta non suoniamo il pianoforte. Che infame sto pianoforte, oh. Mi chiedo perché la domenica mi lasci sempre sola. Ok, posso uscire? Senza che mi ammazzano? Sì, perfetto. Salviamo. Oddio. Questa sta leggendo tranquilla. Qui è chiuso. Queste cose sono chiuse. Non ci si può fare. Quella della stanza con gli specchi, mi pare. Che non mi piacciono le stanze con gli specchi. No, non mi piace. Già cominciando a non piacermi di nuovo. Vai attraverso lo specchio. Voglio sapere. Come si fa a capire cosa c'è nella tomba? Ma sicuramente è la mia tomba, perché è un classico degli horror. Vabbè, esci, dai. Esci anche da qua. Ok, non si è mosso niente, quindi va tutto bene. Cioè, finché non si muove niente, per me va tutto bene. Ok, sicuramente c'è un enigma perché. Ok, ritiro tutto, non c'è un enigma. C'è un libro che si intitola Informazioni sui libri comici, leggi. Sono conosciuti perché vogliono divertirsi. Tendono a mettere in primo piano il divertimento prima di ogni altra cosa e possono essere egoistici. Vogliono che anche gli altri si divertano, però. Amano divertire, raccontare barzellette e fare cose divertenti. La loro presenza, come si dice? Divertente e contagiosa. Anche i ripiani piace divertirsi.
No, quelle cose per terra non mi piacciono. Perché? Per quale motivo? Perché mi fate questo? Che ho fatto io di sbagliato in questa vita? Mannaggia. Non è così che ci si diverte, eh? In modo sano. Mannaggia. Non ci posso credere. Proviamo a leggere di nuovo. Ok, leggiamo prima questo. Libro delle sorprese, apri, dai. C'è una chiave. La chiave comica. Ah, corri fuori, corri fuori. Niente jumpscare. Ok, tutto al suo posto, perfetto. Allora, con una chiave, cosa ci possiamo fare? Una chiave. Analizziamo un po' tutto, vediamo se troviamo qualcosa. Ah, questo cercava le palle per fare il giocoliere. Una chiave. Forse... No. Usa, usa. Ok, abbiamo aperto una porta. Ai 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 ai. Mi dispiace, parlo solamente alle persone divertenti. Tanto sicuramente mi ammazzano di nuovo qua. E la bambola di un clown. Sembra che questa cosa si possa muovere da un momento all'altro. Sì, che bello. A me non piace per niente sta cosa. Proprio qui. Oddio, ma perché? Oh, un umano. È salito sul palco. Questo spettacolo sembra già divertente. Spettacolo? Silenzio! Lo spettacolo sta per iniziare. Non sto per... Oh, voglio veramente vedere quello che succederà. Cosa dovrei fare? Oh, racconto una barzelletta. Tanto mi ammazzano. Non sono brava. Mi ricordo una barzelletta che mi ha raccontato mio padre una volta. Potrebbe funzionare. Perché il libro di matematica è infelice? Perché ha molti problemi. Ok, sono d'accordo con l'ucciderla. Ah, l'hai sentito? Era terribile! Ok, per fortuna questi libri hanno un buon gusto. Così brutta che non riesco a smettere di ridere. È passato così tanto tempo da quando ho riso così tanto. Cioè, io veramente l'avrei ammazzata. L'unica volta che l'avrei ammazzata, non l'ammazzate. Grazie. Non sapevo che gli umani potessero essere così divertenti. Quindi non ci uccidete, vero? Ah, non riesco a smettere di ridere. Perché? Non faceva ridere sta cosa, ma che è? Tanto sicuro ci uccidono, ma sto sicura. Ah, posso salvare prima che ci ammazzate? Ok, forse sì. Salva. Aiuto. Non posso credere di aver raccontato quella barzelletta. Me la ritroverò nei più brutti incubi. Oh, carina sta stanza. Cosa succede a quel libro? È una barzelletta. L'ultima volta... Questa è l'ultima volta che spenderò i miei soldi in questa cosa. Tutti i premi sono inutili comunque. C'è un libro che si chiama Numeri Fortunati, leggilo. I numeri possono essere associati con un significato o un valore. Per esempio, in alcune culture il numero 4 è considerato essere un numero sfortunato perché sembra simile alla parola morte nella loro lingua. O d'altra parte, in altre culture il numero 13 è considerato sfortunato. I numeri associati con la fortuna sono il 2, il 7 e l'8. I numeri possono essere molto interessanti.
Va bene, tutto qui? Sì. Guarda, guarda, ho una caramella. Speriamo che io riesca a mangiarla. Tu chi sei? Voglio sapere chi è quella persona. Sono così arrabbiato. Non ottengo mai dei bei premi. Cosa pensi che dovrei fare con questa carota? Non ho neanche una bocca, quindi non posso mangiarla. Sai cosa? Tienila. Ho ottenuto una carota. Ok, grazie, veramente. Apprezzo. Premi, premi per tutti. Con solamente una moneta puoi ottenere un premio meraviglioso. Lancia una moneta nella macchina qui. Cosa otterrai? Un premio per te e per te. Ho un palloncino. Se solo avessi le mani. Giusto. Tu chi sei? Sono un mago. Vuoi che ti mostri uno dei miei trucchi? Ok. Aprimi e ti farò apparire. E farò apparire le cose su quella pagina. Ma quale pagina vuoi aprire? Allora, siccome la 4 e la 13 ci hanno detto che sono sfortunati con i numeri, io apro la 7. Oddio, ditemi che non è una cosa a trabocchetto, perché sennò mi uccido. Un bouquet! Oh, mi dispiace, è caduto sulla tua testa. Sei fortunata che è un bouquet di fiori, sai? Mi dispiace per l'inconveniente, puoi tenerlo se lo vuoi. Probabilmente dovrei migliorare con i miei trucchi di magia. Perfetto, prendilo. Speriamo che non ci sia un jumpscare mentre esco. Non è che se te lo do a te. No, non vuole. Adoro gli scacchi, è il mio gioco preferito. Perfetto. Quindi abbiamo ottenuto. Ma che vuoi te? Ho sentito che sei salita sul palco e hai detto una bella battuta. C'è diciamo una parte comica in te. Quindi vuoi giocare a un gioco divertente? Vuoi farlo? Giochiamolo. Da qualche parte è nascosta una palla rossa. Valla a trovare. Vuoi un indizio? È dietro uno scaffale. Oh, aspetta. Siamo in una biblioteca, quindi ce ne saranno molti. Il mio indizio è un po' inutile. Ah, grazie al cazzo, stronzo. Sono molto gentile, come potete vedere. Allora, salviamo innanzitutto. Adesso abbiamo una carota e un bouquet di fiori. E con la carota non ho idea di cosa dovremmo fare. Il bouquet sembra avere più senso in realtà, anche se poi no, però ha più senso di una carota. Non è che vuole una carota questo? Vuoi una di fiori? No. Vuoi una carota? No. Leggiamolo di nuovo. No. Forse se entriamo nella stanza, quella dove abbiamo raccontato la barzelletta, con il bouquet cambia qualcosa. No. Non ho capito a cosa serve questa stanza, sinceramente. Le battute pessime. Cioè, questa l'unica cosa che ha fatto è dire una battuta pessima. Allora, tu che fai? Gli diamo una carota. Io ci provo, raga. Aiuto. Ok, non so cosa fare, quindi torniamo un attimo indietro e vediamo se troviamo qualcosa. No! No, raga, no, no, il clown, no. No, non il clown, il coniglietto. Oddio. Sapete cosa? Io concludo qui questo episodio, è un po' più corto del solito, lo so. Però voglio affrontare il clown in un altro. Sì, il clown. Perché dico clown? Il coniglietto in un altro episodio. Forse perché mi ricorda It, quel coso. E io spero che questo vi sia piaciuto. È stato relativamente tranquillo, a parte quel fottuto coniglietto all'ultimo secondo. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!